Ci sono molti modi di festeggiare il Natale, tanti incontri, tanti presepi. Il Natale non si dimentica. Ecco allora che noi vogliamo farlo insieme ad Antonio Volpi a Stia, per non dimenticare chi dimentica. È una festa quella al Teatro della Lana, dove si respira lo spirito volontaristico di una comunità che con una bella rete di solidarietà si lega al suo centro Alzheimer, uno dei più attivi e attenti a coloro, anche giovani, che ogni giorno arrivano per trovare un luogo non solo di assistenza ma di amicizia, dove ogni giorno i familiari scoprono nelle persone che seguono il centro un valido sostegno e un punto di riferimento, ricordando che in tutto il mondo questa malattia è destinata a coinvolgere e stravolgere la vita di 277 milioni di persone entro il 2050. I nostri auguri vanno a tutti gli ospiti, a tutte le loro famiglie, ma anche ad Agorà e ai suoi operatori, alla Misericordia di Stia che, come dice Vanni, chissà, nel nuovo anno non si trovi una medicina. Ce l'auguriamo tutti, anche per noi. Allora, come tutti gli anni, siamo qui con tutti gli amici del centro diurno Alzheimer per cercare di passare insieme ai nostri ospiti una giornata diversa per fare gli auguri di Natale. Purtroppo dobbiamo registrare che questa malattia sta prendendo sempre più campo, si sta allargando a diverse fasce della popolazione e bisognerà che tutti insieme, istituzioni, volontari e tutti quelli che possono e hanno a cuore la salute dei nostri anziani, bisognerà darsi una mano e cercare di fare un percorso per cui alla fine si riesca a trovare delle soluzioni per queste famiglie. E io ringrazio tutti, ringrazio in particolare Antonio Volpi che tutti gli anni con il suo filmato ci permette di raggiungere anche altri strati della popolazione, ci permette di far capire che l'Alzheimer non è purtroppo una malattia. Una volta veniva considerato una vergogna, come se l'alzheimeriano fosse stato il matto nella famiglia. È una malattia come il raffreddore. Purtroppo il raffreddore si guarisce, dall'Alzheimer no. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Allora, questa signora accanto a me, io la chiamo familiarmente Susi, ha avuto un'esperienza molto forte sulla malattia di Alzheimer. Purtroppo il marito è deceduto in seguito a questa malattia e la sua testimonianza di quello che può essere la partecipazione di questi malati in un centro Alzheimer, di quello che può dare un centro Alzheimer. Grazie Susi. Allora, cosa posso dire? Posso dire che la mia esperienza l'ho vissuta veramente forte, avendo Pasquale qui insieme a tutti questi amici che io ho considerato amici da subito, hanno preso a ben volere aiutandolo a superare tutte le fasi della malattia. Purtroppo è stata una malattia che non ha risparmiato niente e piano piano, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno ha cancellato, ha distrutto tante cose della persona di Pasquale, però loro sono riusciti a tenerlo sempre attivo, presente, e aiutandolo. Un centro come questo del centro diurno è fondamentale sia per i malati che per le famiglie. Le famiglie devono pensare che se un loro familiare viene introdotto in una
in una struttura così non è abbandonato, anzi è rispettato prima di tutto, è amato e aiutato. Qualsiasi persona familiare deve tenere presente che la presenza in un centro così è per l'ospite è fondamentale. E io ho solo da ringraziare queste tante amiche e amici che hanno custodito il mio Pasquale. E auguro un buon Natale a tutti. Grazie. Nelle varie interviste, diciamo, la responsabile, la coordinatrice del centro diurno, Daila Franca Lanci. Come tutti gli anni siamo qui per farci tutti insieme l'auguri di Natale con parenti, familiari, ospiti, amici del centro diurno. Anche quest'anno è stata un'occasione unica. Tante persone sono venute a farci gli auguri con noi, anche chi purtroppo, come avete sentito, gli ospiti sono deceduti o anche chi ha interrotto il servizio per altri problemi. Vorrei per l'appunto far parlare anche i parenti di questa occasione. Sì, io sono il figlio di una paziente qui che è stata a Stia per 4 anni. E sono qui oggi perché in ogni caso, anche se la mamma ora non è più qui a Stia, mi fa piacere essere presente perché sono comunque stati 4 anni importanti. Il centro è stato molto, ci è stato molto vicino, le persone sono state veramente carine con noi e soprattutto con la mamma, quindi anche un modo per ringraziarli e per fargli auguri tutti insieme. Io ringrazio chi ha voluto portare un saluto o una testimonianza, anche se io, diciamo, sono un volontario, qualcuno che aiuta il centro diurno come tante altre persone che sono qui. E farsi dal complesso, dal nostro DJ, non mi ricordo come ti chiami, e il complesso che ci ha letterato con un po' di musica. Ringrazio tutti e speriamo che domani si trovi una pillola nuova per l'Alzheimer, perché comincio a scordarmi anch'io. Natale a tutti! Vorrei un applauso grande per tutti quelli che hanno lavorato, per tutti quelli presenti. Anche quest'anno sono qui al centro Alzheimer per essere insieme per gli auguri del Natale e sono rimasta veramente colpita dai lavori che anche quest'anno gli anziani con gli operatori sono riusciti a fare. E ho in mano questo albero tutto fatto di lana all'uncinetto da parte degli ospiti e sono rimasta veramente meravigliata. Bravi, bravi, bravi.
Io vorrei ringraziare il centro diurno di Stia che anche quest'anno ci ha invitato a questo pranzo. Noi siamo in rappresentanza, anche se in borghese, del gruppo della Valigia dei Sorrisi, di Clown Dottori. E non lo so, queste giornate sono sempre emozionanti perché comunque in questo centro si respira veramente un'aria di serenità, nonostante che la malattia e questo tipo di malattia sia molto molto importante e anche difficile da poter in qualche modo, come posso dire, difficile convivere anche con queste persone. Noi attraverso il nostro, diciamo, tra virgolette, lavoro, quindi comunque volontariato, cerchiamo sempre di portare un sorriso nei limiti del possibile. Comunque oggi non è la nostra festa, è la festa degli ospiti del centro di Stia e quindi ringrazio di nuovo tutti quanti di cuore. Buon Natale a tutti. Chissà dove è la casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile.
conoscete bene, lasciateci ancora sperare, perché questa notte sia eterna e che sia la notte d'amore. Grande, grande, buon Natale, fine anno, e grazie a queste persone speciali che fanno che ogni giorno rendano a queste persone un buon sorriso. Grazie Dana, di cuore, non solo da Nato Zero ma da Clau. Bravi, bravi a voi, siete voi di noi. Bravo. Di mostri come me, che le tue meraviglie, ma che guarda là, guarda quel posto là, guarda le gambe un po', sono sempre per uscire. Ringrazia per l'organizzazione e la riuscita della festa la cooperativa Lagorà Consortile e Lagorà Casentino. Grazie.